Alla ricerca dei mestieri ormai perduti, intervistiamo stamane l'amico Leone. Edoardo, buongiorno. Buongiorno. Senti, dimmi un po', che stai facendo? Accorciando una manica e una giacca. Ora tu mi dovresti raccontare un momentino buon, la storia di questa sartoria, brevemente. Dimmi. La storia, mio padre era sarto, non c'è quando nessuno. L'ha fatto per 72 anni di interrotta attività. C'è scritto vicino al diploma che hanno dato, la medaglia d'oro. Poi? E poi noi abbiamo continuato sotto lo stesso nome su. Da quando è cominciata la cosa, forse saranno quasi 100 anni. 100 anni? 72 anni l'ha fatto solo lui. Sono parecchio allora. Per lasciare un ricordo alle generazioni che ormai non hanno nessuna più aderenza col passato, vediamo se puoi dire una cosa. Quali sono gli attrezzi più interessanti, più antichi, più vecchi o più usati per il tuo mestiere? E se c'hai dei ferri antichi me li fai vedere. Prima c'era il carbone, ma usiamo questa elettrica. E la attrezzi qua, che c'è su? La macchina, la forbice, qua la attrezzi. Fammi vedere questa forbice. Questa forbice qua. Questa mi sembra che sia una forbice da combattimento. È vero tu? Già si era consumato tutto la cosa. Tanto del lavoro che ha fatto. Poi come macchine antiche che cos'è? Macchine antiche erano tre, l'hanno già messa fuori uso. Questa qua che tengo voi è moderna. Queste macchine moderne. Edoardo ha la passione degli uccelli. È vero? E la mattina deve curarli. Il tuo negozio è sempre in piazza, da richiamo come un salotto per gli amici, vedo. Vengono le persone a sedersi. Sì. In questo momento c'è Raffaele per loro. Addio Raffaele. Ciao. Qui c'è anche un signore di Castro Villa. Ecco qua. Questo amico di Castro. Allora, quanti sarti siete rimasti, Edoardo Mormani? E no! Tu e l'altro chi? Nicola Maradei, come si chiama? Maradei. E prima quanti ce n'erano due? Prima ce n'erano parecchi. Tu ricordi il nome dei sarti di prima? C'era Aurelio Cavalieri, Francesco San Giovanni. Amedeo. Pizzettino, come si chiamava? Ma... non c'è più facendo. E più anziano ancora non ricordo. Luciano. Luciano. Allora, dicevamo dei sarti, no? Chi erano due? E prima ce n'erano parecchi, c'era Aurelio Cavaliere, c'era... oh padre, come si chiamava? Cicillo. Cicillo Cavaliere, Biasino Cavaliere, Francesco San Giovanni. Francesco, sì, mi ricordo pure io, Francesco. Dimmi una cosa, e tu da piccolo quest'arte come l'hai appresa? Il genitore, da mio padre, che era sarto. E lui l'aveva presa come? L'aveva presa da un altro che era stato a Napoli. Dimmi una cosa, Edoardo,
c'è, tu una volta mi raccontavi la difficoltà che c'era anticamente quando dovevate fare quei mandelle a ruota, le cosiddette cappe. Come si faceva? Ma tagliavo lì a tagliare il suo pomacoso, magari a terra proprio, se no tu era là una cosa, un tavolo tanto grande per c'era tagliare. Si faceva la ruta sana, mezza ruta, secondo come era la possibilità del cliente, la stoffa. E oggi con la moderna industria che... queste sono finite, ma non c'è niente più che si fanno più di questi lavori. Sono acconciatore.